Sembra un incubo, invece è la realtà. Roma e Bologna in fondo alla classifica del campionato di Serie A dopo due giornate con un punto ciascuna. Sono in buona compagnia, c'è anche la Fiorentina a 1, solo l'Udinese a 0, sta peggio, ma insomma non è questo il panorama con il quale pensavano di confrontarsi dopo due giornate Roma e il Bologna. Il lancio per Borriello che è in posizione regolare, se ne va Borriello! Borriello! All'ottavo minuto la Roma è già in vantaggio, il primo gol in campionato di Marco Borriello. E qui molto bravo Borriello, sono freddo a mettere sull'altro palo. Si prepara Totti, prova da fuori, traversa, Francesco Totti ha sfiorato il raddoppio. Cambio di gioco a cercare Totti, palla corta per Rosi, Rosi al limite dell'area, prova a calciare Rosi, Viviano in due tempi. La palla è per Borriello, l'appoggio rasoterra di Totti, Borriello ha sfiorato il raddoppio, Marco Borriello, un gran sinistro. Ancora Rubin, prova a mettere dentro, palla al centro dell'area, la parata di Giulio Sergio, Paponi che prende il palo e poi il tiro sul fondo. Che occasione per il Bologna che è andato vicinissimo al pareggio. Palla rinviata, arriva Perez e manda sul fondo, è andato a chiudere per Rotta. Lo spiovente di Totti, prova Burdisso e la palla in rete, Brighi. No, autogol. Autogol, sì. Brighi è andato a prendersi il gol perché comunque era saltato, ma si tratta di autorete netta. E la Roma si trova sul 2-0 con la deviazione di Matteo Rubin. Intacco anche Mexes, va Borriello. Juan, palo! Ha colpito il palo Juan. Mudingai per Di Vaio che è entrato in area, ancora Di Vaio, cerca il tiro Di Vaio, la respinta di Giulio Sergio, si salva con i piedi Giulio Sergio, se ne va da solo Siligardi, palla filtrante per Di Vaio che è solo davanti a Giulio Sergio, Di Vaio l'ha calciata nettamente fuori, Marco Di Vaio. Il lancio di Perez, il taglio di Marco Di Vaio, lo va a prendere Rosi, Di Vaio resiste, Di Vaio accorcia le distanze in Bologna con Marco Di Vaio. Ha fatto di tutto la Roma per prendere gol, alla fine c'è riuscita. No, l'abbiamo detto prima, se non è possibile che un lancio del genere, guarda, anche gli altri due centrali della Roma l'hanno lasciato da solo, poi Rosi può anche aver sbagliato. Mudingai, palla lunga di Mudingai, ci arriva Meggiorini, la mette dentro, arriva il pareggio di Marco Di Vaio, 2-2, ha pareggiato Di Vaio a 20 secondi dallo scadere del tempo regolamentare, la doppietta di Marco Di Vaio, è pareggio del Bologna. Tutto pronto, il destro di Totti sulla barriera e finisce qui all'Olimpico, finisce con la grande rimonta del Bologna da 0-2 a 2-2, protagonista con la doppietta Marco Di Vaio.